Di una Buon fondazione che si pomeriggio, occupa di è questo. molto facile affrontare il concetto di oggetto costume dopo le idee che tra stamattina e questo pomeriggio sono girate in questo bellissimo palazzo di Ferragamo che ci ospita in modo eccellente, come tutti stiamo apprezzando. Forse però qualche parola è mio dovere spendere su un luogo come la Fondazione Ceratelli, che si è inaugurato nel marzo del 2005, che forse non tutti hanno visitato, e sul nome Ceratelli, un nome nel presente che richiama un passato e noi stiamo lavorando perché sia in fieri anche verso un futuro. Come studiosa dell'Università di Pisa mi occupo non solo della catalogazione ma anche della didattica. Il nome Ceratelli, dunque nel passato, ha smosso in me molte conoscenze, un nome che in Toscana muove dalla produzione nel sistema del costume di scena, un'attività iniziata nel 1914 qui a Firenze e interrottasi nel 1995. Oggi Ceratelli assurge a memoria con una collezione che è un documento dell'artigianato d'arte fiorentino. Nel presente l'archivio Ceratelli è costituito da circa 25.000 costumi di scena. Uso il termine archivio nella libertà di parola che ci siamo oggi concessi. È locata questa fondazione in un luogo storicamente internazionale, San Giuliano Terme, immortalato anche come in una bella conversazione con Caterina Del Vivo, responsabile dell'archivio Vieussè, ci dicevamo anche proprio nelle carte fiorentine del Vieussè. Un'internazionalità che ha segnato anche la fama del marchio Ceratelli, costumi per palcoscenici e schermi internazionali. Il suo presidente onorario, Franco Zeffirelli, è impegnato in questo momento artisticamente all'Arena di Verona, ha accolto con grande gioia questa giornata e manda i saluti a questo pubblico. Ma lasciamo le citazioni scientifiche che quotidianamente guidano il rigore della ricerca sulla scrivania e sullo schermo state leggendo le parole di un poeta. Non ho potuto se non farlo. Credo che molti conoscano le relazioni sensoriali, visive, tattili che ci suggerisce Baudelaire nella immagine di una natura tempio. Ma stare in mezzo a questi 25.000 oggetti, non a me studiosa, ma agli ospiti, agli studenti, a un pubblico spesso anche internazionale, abbiamo avuto anche i 200 ospiti, come Cristina mi sta segnalando, nel corso di un colloquio, e molti di voi c'erano. Dal 2006, dal gennaio del 2006, Donata Devoti, che non spendo parola a presentare a un pubblico che conosce la storia, la tradizione degli studi sul tessile, della mia università ha aperto un workshop di catalogazione che mi ha visto immediatamente coinvolta. Il quaderno numero uno uscito della Fondazione Ceratelli alla fine del 2008 ha reso omaggio a Donata Devoti e a questo lavoro. Forme materiali da cui si configura l'oggetto, costume, in quanto manufatto d'arte, creato in sartoria, nato nel sistema dell'artigianato, comprensivo di tutte le declinazioni della tecnica, dalla costruzione del capo alle sue più sottili decorazioni, agli accessori. Io ho un'immagine sullo schermo, ma credo che nella vostra memoria stiano risalendo immagini viste oggi, che ci ha fatto vedere per esempio Caterina Chiarelli, immagini inedite, un mondo di uomini, donne di mani che sapevano realizzare. Perché vi mostro questo esempio di Gino Carlo Sensani? È un maestro, gli archivi del Maggio Fiorentini lo omaggiano, abbiamo visto delle foto anche stamattina dei suoi costumi, ma perché ritengo che questo oggetto costume sia un capoguida perché meglio di altri permette di comprendere a catalogazione avvenuta al visitatore, allo studente, a chi noi lo mostriamo, le relazioni che alla data, fine anni 30, esistevano tra il mondo del teatro, la creazione, i materiali e la moda. Tra l'altro Sensani è stato uno dei primi docenti di storia del costume al Centro Sperimentale di Roma e la sua didattica ha guidato anche la mia, da scritti che ho letto. Un interprete delle sottili relazioni tra costume di moda e di scena, vi dicevo, che ha saputo cogliere materie e forme che migrano dal palco all'alta moda. Un'arte già conosciuta e praticata anche dall'amico Umberto Brunelleschi, dalla fashion alla scena. E tutto questo avveniva nella bottega fiorentina Ceratelli.
Di questo parliamo. Una bottega, nel pieno rispetto del concetto rinascimentale fiorentino, una fucina della creatività. E così la catalogazione, scheda dopo scheda, ha fatto emergere questi aspetti che sono codificati in ogni suo oggetto costume. E i costumi catalogati vengono proposti come oggetto di studio per ogni ordine di livello scolastico, dalla primaria alla specializzazione universitaria. E così mi piace mostrarvi una classe liceale al lavoro, una classe del liceo scientifico che è arrivata senza un background della fashion, a cui abbiamo cercato di dare la richiesta di elaborare un figurino, fornito anche di elementi materiali desunti dal grande campionario visivo della collezione. Così ci piace considerarlo, un grande campionario visivo. La catalogazione vede impegnati quotidianamente studenti del corso di laurea di beni culturali, di Storia delle Arti, l'Università di Pisa. E prezioso e fattivo è il contributo della professoressa Antonella Capitanio, che ha la cattedra, appunto, più volte nominata, della tradizione degli studi delle arti applicate. Diverse sono le tipologie di lavoro a cui sono chiamati gli studenti, da esperienze di schedatura a conoscenza di 30 ore fino all'onere di 200 ore di stage. Giovani mani che inseguono mani più antiche alla ricerca di abilità, concretizzate nel taglio, materializzate nei ricami, nei decori dei costumi, perché spesso i ragazzi non conoscono, non facendo se non la facoltà di lettere, un rapporto diretto col materiale non c'è, e quindi scoprono dettagli sapienti e studi per soluzioni estetico-sartoriali. Non potevo che mostrare quanto ha realizzato Anna Anni, altro nome fiorentino. Pitti gli ha reso una mostra e io vado, se non di conseguenza. Mi è capitato di avere una ricamatrice di alta moda, una simpatica signora settantenne, che non riuscivo a staccare dai costumi di Anna Anni, perché è venuta in fondazione e ce li ha trovati in piena fase di catalogazione. Questo è ciò che noi mostriamo agli studenti, ma contemporaneamente l'analisi del vero falso del costume di ricostruzione storica, mi rendo conto che permette anche, oltre la ricerca di un'abilità manufatto sartoriale, anche di riflettere sul modello, sullo studio, su quel problema che spesso chiamiamo filologia sartoriale. E la Fondazione permette anche confronti. Danilo Donati, questi costumi catalogati sono ora in mostra a New York, un'esposizione voluta dalla regione toscana proprio per dimostrare l'eccellenza dei prodotti realizzati da Ceratelli. Io vi mostro alcuni dettagli, dettagli che permettono di discutere sull'utilizzo di materiali più o meno non filologici, ma che, siccome conosco molti di voi e so che mi stanno ascoltando degli storici, nella voce note storico-critiche apriamo al significato appunto del colore, del lusso, del sunto, del significato delle vesti, non ci fermiamo solo alla mera catalogazione. Un'esperienza che abbiamo iniziato a fare, mi permettete, un po' pionieristica, retta sull'entusiasmo che unisce la squadra della Fondazione, è stata quella di aprirci a nuovi, altri gruppi di lavoro. Per esempio l'Accademia Genovese, l'amico Guido Fiorato, sta mostrando in queste immagini, docente di costume, ai suoi allievi, le ricostruzioni di Anna Anni del Cinquecento. E quello che è venuto fuori è che alcuni erano contenti di aver capito cos'era un broccato, altri dicevano ho toccato il damasco. Ovviamente possiamo farlo, perché non sono come i pezzi che conserva Caterina Chiarelli, non sono pezzi realmente storici. Siamo nel mondo della grande palestra di esercizio che questa collezione ci consente e che, devo dire, Isabella, nostra organizzatrice di oggi, ha promesso. Ci sarà un chiostro di lavori dedicato al costume di scena, ma ha anche capito la potenzialità di questa collezione per comprendere la storia della moda e mi ha invitato a parlare. Io vi ho portato la cosa più calda, fresca, come volete, il nostro ultimo laboratorio, Artemisia Gentileschi e le vesti dipinte, alle mie spalle. Perché vi ho portato questo lavoro del maggio del 2009? Per raccontarvi un po' anche quello che facciamo, perché ha visto coinvolti studenti sempre del Dipartimento di Storia delle Arti, in questo caso non del corso di laurea di beni
culturali, quindi non interessati all'oggetto costume, ma del corso di laurea in cinema, musica e teatro. E si sono misurati però, pur non essendo un corso di costume, con la problematica della ricostruzione di porsi il problema di un cartomodello desunto tanto dalla veste dipinta dal quadro, quanto, vedete l'assistente di fondazione Diego Fiorini al lavoro, accanto alla direttrice della fondazione, Floridia Benedettini, che permette, da conoscitrice dei materiali, professionista dell'alta moda e del teatro, tutte queste nostre attività. Sul tavolo ancora un costume di Anna Anni e gli studenti hanno capito e compreso molte potenzialità e hanno poi realizzato qualcosa che io vi mostro provocatoriamente, perché hanno usato un materiale plastico, pur essendo a contatto con preziosità. Poi una studentessa ha usato questo materiale per un elemento psicologico, quell'elemento psicologico che già richiamava Sensani, per incarnare la spazzatura anima di un personaggio, Tuzia, nel testo del laboratorio di drammaturgia, La donna che agevola lo stupro di Artemisia, che penso tutti conosciate. Artemisia è stata oggetto anche di lavoro e di studio da una figura che abbiamo appena visto, l'amica Tessie Schoenholzer-Nichols, operatrice nel settore di didattica in varie università e anche nelle gallerie fiorentine, che quindi non ripresento, che ha portato insieme alla dottoressa Moira Brunori un'esperienza metodologica molto significativa, soprattutto per chi è affascinato dal saper fare, ma non ha la base già del taglio e del fare. E quindi attraverso la tecnica del drappeggio, come vedete, sono riusciti ad arrivare poi al risultato finale di questo modello che vedete, è stato realizzato limitando la tecnica del cartamodello, ma lavorando direttamente da studio dal dipinto, per arrivare poi a drappeggiare la forma. In realtà questo costume riunisce tre modelli dipinti da Artemisia. Ma tornando alla collezione e alla preziosità del materiale che noi possiamo offrire, costante rimane per noi la specificità di Ceratelli, il confronto con gli oggetti, il confronto con i costumi della collezione e i suoi oggetti d'arte. Marangoni, lo ricordiamo in molti, si è interrogato su come guardare l'opera d'arte. Il nostro workshop in Fondazione si industria nella ricerca del saper vedere e trasmettere i molteplici punti di visione. Il campionario tessile analizzato nel corso della catalogazione spazia dagli anni 30 agli anni 90, attraverso il tempo del Novecento, segnato dall'entrata di nuove materie e dall'uscita di altre che cadono nel luogo del deserto. Io vi mostro la principessa Lucilla, un costume molto particolare, indossato da Sophia Loren nel ruolo, nella caduta dell'impero romano, nel ruolo della figlia dell'imperatore. Ma perché ve lo mostro? Perché abbiamo visto che questo jersey, perché è questo il tessuto con cui è realizzato, è di grande modernità di forme di drappeggio e evoca l'età imperiale. Il vaglio dell'analisi di questa stoffa è stato coadiuvato dall'esperienza della dottoressa Moira Brunori, compagna di percorso mio di crescita, restauratrice, e che sta sviluppando la specificità della riflessione sulla conservazione del contemporaneo nel nostro panorama. Spettacolo e moda, ecco quello che noi vediamo dialogare, in perenne tensione, come abbiamo già detto e ritroviamo in molte delle nostre letture. Cosa offriamo agli studenti? La possibilità di vivere un rapporto diretto con gli oggetti e alcuni di loro del laboratorio, sempre della facoltà di lettere, hanno realizzato questo omaggio a Yamamoto che in qualche modo si misura con la problematica delle forme destrutturate partendo dagli oggetti scenici conservati. Ma vivace e stimolante è stato anche il segno lasciato in fondazione dagli studenti, un gruppo, una classe del Fashion Institute of Technology di New York, in un laboratorio, pensate, quotidiano, di una giornata sola, che è nato e maturato su esperienze dirette. Abbiamo proposto loro una scelta, una selezione di costumi da noi già catalogati e abbiamo chiesto di elaborare il riutilizzo
di forme e di modelli con questi costumi scenici e hanno prodotto la sfilata che io vi sto mostrando, dove elementi nati per una virilità antica diventano invece simbolo di una nuova femminilità. Abbiamo trovato stimolante e interessante questa esperienza. Anche in questo caso, devo dire, mi ha sorpreso l'abilità, il desiderio di toccare, la manipolazione degli oggetti che in questo luogo gli studenti mettono in atto. Un'altra esperienza piuttosto curiosa è stata quella che in fondo fa nascere le sartorie teatrali, la rievocazione del costume storico. I 100 anni della Grifiera di Pontasserchio sono stati vestiti come corteo da uno studio fatto, una selezione di capi dai nostri studenti, sempre del corso di laurea di cinema, musica e teatro, del specifico nel corso di cinema, che si sono ovviamente misurati con quella che è una segnaletica sociale e simbolica del colore e dello status, e che li ha visti anche scoprire pezzi autentici, come è tradizione, confluivano nelle sartorie teatrali. E tutto il materiale che gli studenti vedono li porta a confrontarsi con il vero e con il vero falso, con la ricostruzione, come in questo modello per Maria Stuarda, regia di Zeffirelli, ancora realizzato da Anna Anni. Non posso se non chiudere questa carellata mostrandovi, per quanto non nel database, perché il nostro database è in fase di formazione, ma trasportato sul PowerPoint, sullo schermo, un esempio di schedatura. E non lo faccio da un costume storico, ma avete visto un abito, forse non so chi l'ha riconosciuto, foto di schedatura, e colgo l'occasione per dire che tutto ciò che io vi ho mostrato è il risultato del lavoro degli studenti, anche le foto dell'area video. Quindi è veramente una didattica, un laboratorio in moto. Perché questa immagine? Forse perché anch'io conoscevo l'attività sul colore del maestro Capucci, non lo so, Roberta, ma perché ho visto gli studenti stupirsi di fronte alla problematica della tintura naturale di queste garze. Li ho visti scoprire, nel compilare la scheda, non solo i materiali, ma anche le tipologie, la riproposta di un'epoca, chi può essere comparsa, i ruoli nella società. Li ho visti essere molto attratti da queste maniche che fuoriescono con un taglio di interpretazione che può diventare vivo anche nella moda, e mi hanno di nuovo riportato appunto alle relazioni tra creazione del teatro e della moda. E pensate quanti miti cadono giù: costume per lo schermo e non per il teatro. Sì, che Danilo Donati diceva di pensare teatralmente, comunque è un costume per lo schermo, è il tentativo di interpretare un'epoca storica. Abbiamo avuto a ospite la voce più autorevole del Medioevo, della storia del Medioevo italiano, Giuseppina Muzzarelli, che ha proprio guardato questi costumi con noi e ha evocato la storia dell'abbigliamento nel Medioevo, però in un costume che ha molto il sapore degli anni 70 in cui è stato realizzato. Giuseppina Muzzarelli ha capito la potenzialità di questo luogo e mi ha invitato a scrivere un saggio nel volume da lei curato insieme a Giorgio Riello, che uscirà spero nel 2010, che ha per oggetto Storie di mode. Ognuno ha un approccio alla storia della moda. E il mio non partiva da questa tipologia, non ho mai lavorato, mi sono formata, molti di voi lo sanno, comunque nell'archivio, ore e ore di carte, che però credo mi abbiano permesso di capire questi oggetti e di trattarli appunto come documenti d'arte. E come dice Lucien Febvre, lo storico non è colui che sa, ma colui che cerca. E quindi la mia ricerca è molto mutata nella vita di questi oggetti. E vi faccio vedere un'ultima immagine. Un costume che non fa il monaco, adagio del noto l'abito, non fa il monaco. Sullo schermo è un costume borghese, per un'immagine di un console, sempre dal cast di Fratello Sole e Sorella Luna. Una simbologia politica, un bleu invadente, lo definirei, sotto il profilo storico, ma molto stimolante nella riflessione contemporanea, e anche degli studenti che non conoscevano la nomenclatura dei vari bleu, oltremare, lapis, e così ci siamo un pochino fatti di esercitazione su tutto questo, sui nomi storici, sulle simbologie, sulla scorsa di Pastoreau e di altri nomi che intuirete. Come in un caleidoscopio, le relazioni mutano e si creano.
e raramente si ripetono uguali. Ecco, queste in sintesi sono gli stimoli che nutrono la didattica e vengono offerti anche al visitatore alla Fondazione Ceratelli, dove, se non siete ancora stati, noi vi aspettiamo. Grazie.